Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Chi mi capisce, la serie dedicata a chi di chimica non ha mai capito un tubo. Sarebbe meglio dire per chi non capisce un H, visto che l'H è l'idrogeno sulla tavola periodica ed è più divertente. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Chi mi capisce, la serie dedicata a tutti coloro che di chimica non hanno mai capito un H. Nell'episodio precedente abbiamo parlato del numero di Avogadro e del perché è così importante imparare ad utilizzare le moli quando si lavora in laboratorio invece che i grammi. Se non l'avete vista, recuperatela perché era proprio una bella puntata. Cinema d'autore, direi. In questo video andremo ancora più nel pratico per capire cosa sono nel dettaglio le moli e la molarità, ma soprattutto per capire come gestire in laboratorio le diluizioni. Preparate quindi carta, penna, calcolatrice e tavola periodica, perché questa puntata sarà estremamente densa ma anche ricca di grandi soddisfazioni. Si parte! Dalla puntata precedente abbiamo appreso che le moli rappresentano la massa molecolare espressa in grammi. E ricordiamo che all'interno di una mole sono presenti 6,022 per 10 alla 23esima molecole, ovvero un numero di Avogadro. Le moli quindi rappresentano una quantità, mentre la molarità esprime una concentrazione. Moli, quantità, molarità, concentrazione. Il discorso moli l'abbiamo già affrontato bene nella puntata precedente, quindi lo lasciamo stare, ma andremo a capire nel dettaglio che cos'è la molarità. Partiamo come al solito dalla definizione. La molarità rappresenta la concentrazione di una soluzione espressa come numero di moli dissoluto disciolte in un litro di soluzione. No, fermi, non cliccate stop e neanche pollice in giù. So che sembra magia nera, ma in realtà è molto facile. È che questa definizione è incomprensibile, ma dal punto di vista pratico è banale. Vediamo perché. Torniamo alla nostra ormai ben nota molecola di cloruro di sodio, NaCl, che ci accompagna fin dalla prima puntata, che ha una massa molecolare di 58,44 Dalton. Se misuro con una bilancia 58,44 grammi di NaCl, allora ho una mole di sodio cloruro. Ve lo ricordate? Beh, in questo caso sono 58,45, ma va bene lo stesso. Ora aggiungiamo acqua al recipiente fino a raggiungere il volume di un litro. La soluzione che abbiamo appena creato contiene 58,44 grammi di NaCl in un litro d'acqua, ovvero una mole di NaCl in un litro d'acqua. Si dice quindi che questa soluzione ha una concentrazione pari a 1 molare, poiché abbiamo una mole di sodio cloruro in un litro d'acqua. Beh, per il sodio cloruro direi benissimo, ma se fosse stata un'altra molecola, stesso identico discorso, cambia solo la massa molecolare. Insomma, basta calcolare la massa molecolare di una qualunque molecola aiutandosi con la tavola periodica per sapere quanto pesa una mole di quella molecola. Poi aggiungiamo acqua fino a raggiungere il volume di un litro e in questo modo otteniamo una soluzione che ha una concentrazione 1 molare della molecola che abbiamo pesato. Ecco perché la molarità esprime una concentrazione, perché rappresenta il numero di moli dissoluto che sono presenti all'interno di un litro di solvente, in questo caso un litro d'acqua. I più attenti però si saranno accorti di un piccolo dettaglio estremamente importante e che dobbiamo affrontare prima di andare avanti,
per evitare di fare dei grandi disastri in laboratorio. Quando vogliamo disciogliere una sostanza polverosa in un liquido, dobbiamo seguire due regole. 1. Prima il soluto e poi il solvente, ovvero prima la polvere e poi il liquido in cui deve essere disciolto. Per intenderci, se vogliamo realizzare una soluzione 1 molare di NaCl, prima misuriamo 58,44 grammi di sodio cloruro e lo mettiamo in un becher, e poi portiamo a volume, ovvero aggiungiamo acqua fino a raggiungere il volume di un litro. La seconda regola, invece, riguarda la lettura del menisco. Quando si riempie un contenitore, come un cilindro graduato, e ne osserviamo la superficie libera, ponendo lo sguardo a livello del liquido, osserviamo che questa superficie non è piana, ma tende ad assumere una calotta di forma sferica, concava o convessa. Questa calotta è detta menisco, che in latino significa infatti mezzaluna. È importante che le misurazioni vengano effettuate considerando sempre la parte bassa del menisco. Bene, quindi direi tutto risolto. Le moli, la quantità, la molarità, la concentrazione, fatto. Purtroppo no, anzi ci sono alcuni punti pratici da affrontare che sono proprio quelli che ci permetteranno di sopravvivere in laboratorio. Primo punto, in laboratorio non ci servirà quasi mai un litro di soluzione, se non in casi davvero eccezionali, ma piuttosto ce ne serviranno 100, 150, 200 ml, quantità piccole, sicuramente inferiori al litro. E il punto 2 è analogo, difficilmente ci servirà una soluzione 1 molare, ma piuttosto 1,3 molare, 5 molare, 0,3 molare, concentrazioni strane. E terzo punto, ma non meno importante, molte soluzioni ci vengono già vendute liquide, quindi non solide, ad una concentrazione nota, ad esempio del sodio cloruro NaCl 5 molare, che poi noi in qualche modo dobbiamo rendere alla concentrazione corretta per poterlo utilizzare. Imparare a gestire queste tre situazioni vi permetterà di risolvere il 90% dei problemi che vi ritroverete un giorno ad affrontare in laboratorio o al massimo in un compito in classe. Adesso li vediamo uno per uno, passo dopo passo, per capire come affrontarli e per renderli invincibili. Iniziamo da un esercizio semplice. Per esempio, vogliamo produrre una soluzione di sodio cloruro ad una concentrazione pari a 2 molare. Vuol dire che dobbiamo mettere 2 moli di NaCl in un litro d'acqua. Iniziamo a calcolare il peso molecolare del sodio cloruro, NaCl, 58,44 Dalton, che corrisponde a 1 mole. La concentrazione finale che vogliamo ottenere è 2 molare, quindi il numero di moli che ci servono è uguale a 2. Significa che devo pesare 58,44 per 2 uguale a 116,88 grammi per avere 2 moli. Se metto in un recipiente questa quantità e aggiungo acqua fino ad un litro, allora avrò ottenuto una soluzione 2 molare di NaCl. Per ottenere una concentrazione finale diversa, tipo 0,5 molare, oppure una qualunque altra concentrazione, basta cambiare il fattore di moltiplicazione. Adesso invece aumentiamo il livello di difficoltà. La concentrazione finale resta costante a 1 molare, ma cambia il volume finale. Vogliamo creare una soluzione di 500 ml
di sodio cloruro 1 molare. La domanda da porci è la seguente: quanti grammi di sodio cloruro dobbiamo sciogliere in 500 ml d'acqua per ottenere una soluzione 1 molare? Per sapere quanto NaCl misurare, dobbiamo impostare una proporzione. Una mole sta a 1000 ml, cioè un litro, come X sta a 500 ml, dove X indica il numero di grammi che dobbiamo sciogliere in 500 ml d'acqua per ottenere una soluzione 1 molare di NaCl. Ora basta sostituire con i numeri e otteniamo che X è uguale a 29,22 grammi. Quindi, se prendo 29,22 grammi e aggiungo acqua fino a 500 ml, avrò ottenuto 500 ml di NaCl 1 molare. Ora uniamo i due concetti. Vogliamo preparare 50 ml di soluzione ad una concentrazione di 0,7 molare di sodio cloruro. Risolviamolo passo passo. Per prima cosa domandiamoci: a quanti grammi corrispondono 0,7 moli di NaCl? Bisogna impostare la proporzione. Se una mole di NaCl sta a 58,44 grammi, allora 0,7 moli stanno a X grammi. X è uguale a 40,908 grammi. Quindi, se metto 40,908 grammi in un litro d'acqua, ottengo una soluzione 0,7 molare. Ma noi non ne vogliamo un litro, ne vogliamo solo 50 ml. Quindi devo farmi una seconda domanda. Quanti grammi di NaCl devo pesare per ottenere una soluzione 0,7 molare di sodio cloruro in 50 ml? Bisogna impostare un'altra proporzione. 40,908 grammi, che corrisponde a 0,7 moli, sta a un litro, così come X grammi stanno a 50 ml. X è uguale a 2,04 grammi. Quindi, se metto 2,04 grammi di NaCl in un recipiente e aggiungo 50 ml di acqua, ottengo una soluzione a concentrazione 0,7 molare. Ora facciamo un ultimo esempio, cambiando però tipo di molecola. Ci domandiamo: quanti grammi di carbonato di calcio devo misurare per ottenere una soluzione 3,2 molare in 75 ml? Prima cosa da fare: calcolare la massa molecolare del carbonato di calcio, CaCO3 preso due volte, che corrisponde a 100,08 Dalton, quindi una mole pesa 100,08 grammi. A quanti grammi corrispondono 3,2 moli? 100,08 per 3,2 uguale a 320,26 grammi. Se aggiungessi acqua fino a un litro, avrei un litro di soluzione di carbonato di calcio a concentrazione 3,2 molare. Ma noi ne vogliamo solo 75 ml. Quanto carbonato di calcio devo misurare per ottenere una concentrazione molare di 3,2 in un volume di 75 ml? Basta impostare una proporzione. 320,26 grammi sta a 1000 ml, quindi un litro, come X grammi stanno a 75 ml. Basta risolvere la proporzione e scopriamo che X è uguale a 24,02 grammi. Se misuro quindi 24,02 grammi e porto ad un volume di 75 ml di acqua, ottengo esattamente 75 ml di soluzione di CaCO32 con una concentrazione di 3,2 molare.
Si tratta di fare molta pratica e tantissimi esercizi per prendere confidenza con questi strumenti, che alla fine poi sono dei semplici giochetti matematici. Come vi ho anticipato, però, alcune molecole ci vengono vendute sotto forma di soluzione ad una concentrazione nota, come vi ho detto prima, per esempio sodio cloruro 5 molare. Ma se in laboratorio avessimo bisogno di utilizzare all'interno di una reazione del sodio cloruro 0,2 molare in 70 ml finali, come faccio? Cioè, come si fa in pratica a prendere questo 5 molare e fare in modo che diventi 0,2 molare in 70 ml? Non c'è niente di troppo complicato in tutto questo, perché c'è una comodissima formula che si può utilizzare in caso di necessità, che mette in relazione la concentrazione e il volume iniziale di una soluzione con la concentrazione e il volume finale, ovvero quello che vogliamo ottenere. All'inizio pensavo di dedicare un intero video proprio all'utilizzo di questa equazione, ma davvero è così facile utilizzarla che non ne vale la pena. Adesso vi faccio un esempio e capirete la banalità di questa applicazione pratica. La domanda che dobbiamo farci è la seguente: quanti millilitri di NaCl 5 molare devo diluire in 70 millilitri d'acqua perché abbia una concentrazione finale di 0,2 molare? Abbiamo 3 dei 4 dati che ci servono, quindi siamo a buon punto. Volume finale 70 ml, concentrazione finale 0,2 molare, concentrazione iniziale 5 molare. Quanto del volume iniziale devo prendere? Basta risolvere l'equazione. Sostituendo con i valori otteniamo che il volume iniziale è pari a 2,8 ml. Se metto quindi 2,8 ml di NaCl 5 molare in un becher e porto a volume a 70 ml, ottengo una concentrazione finale di sodio cloruro a 0,2 molare. Se in futuro vi capiterà di entrare in laboratorio, anche solo per un'esercitazione, non necessariamente per lavoro, questo tipo di concetti li incontrerete sempre. All'inizio è normale che vi sembri tutto molto complicato, ma con tanta pratica e svolgendo molti esercizi vi garantisco che ad un certo punto prenderete confidenza con questi giochini e vi sembrerà tutto molto banale. Per questo motivo nell'info box trovate dei link che vi rimandano a siti che contengono degli esercizi e in particolare mi sento di suggerirvi il PDF della Zanichelli. Non tanto perché mi dia dei soldi, anzi, gli esercizi che trovate sono pure gratis, però sono fatti molto bene, sono azzeccati proprio su questi argomenti e secondo me se imparate a svolgere correttamente quegli esercizi, sia in laboratorio che nei compiti in classe, potete stare molto tranquilli. E se vi rimanessero ancora dei dubbi, riguardatevi un po' le puntate di questa serie oppure affidatevi a un ottimo libro di testo. E a tal proposito, vi consiglio caldamente di essere certi di aver compreso bene tutti i concetti espressi nelle precedenti puntate, perché a partire dalla prossima inizieremo un po' a darli per scontati, ma soprattutto a utilizzare tutti questi concetti per affrontare dei nuovi argomenti. A partire dalla prossima puntata, infatti, entreremo nel cuore della chimica, nel ribollire delle reazioni chimiche. Grazie per averci seguito anche in questa puntata nel fantastico viaggio nel mondo della chimica. Se volete sostenerci, cliccate un bel pollice in su, condividete il video con i vostri amici, ma soprattutto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei prossimi video. Se invece volete esprimere al massimo la vostra generosità, potete lasciarci una piccola donazione al costo di un caffè cliccando sul link in info box che vi porterà al sito di Ko-fi, non ho ancora capito come si pronuncia, che vi permetterà di donarci 3 euro. O in alternativa, se volete dedicarvi alla cultura, potete acquistare il mio libro Doppio Gioco, che trovate sempre su Amazon tramite il link in descrizione. Se invece avete delle domande particolari, delle curiosità che vorreste che vengano affrontate all'interno del canale, basta scriverci su Twitter, Instagram, Facebook, per email, LinkedIn.
praticamente in qualunque piattaforma social. Nel prossimo episodio condenseremo quindi tutto quello che abbiamo detto fino adesso per affrontare l'importante e grandissimo argomento delle reazioni chimiche. L'appuntamento è sempre qui su Max Relativo con Chi mi capisce. Ciao!